Ciao, ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito NBiz. Sul sito di NBiz ho scelto questi stampi, questo è il codice, e sono appunto delle decorazioni per l'albero di Natale. Davvero molto carino con questa famiglia di pupazzi di neve, qui ci sono anche i due piccini. E all'interno della confezione sono presenti esattamente 5 stampi. E quindi adesso andremo a sperimentare con la resina epossidica, quella lì della Resin Pro. Vi ricordo che ovviamente in descrizione vi lascio il link del prodotto e anche del codice sconto, che in questo caso è Giulia, scritto con 2A01, per avere appunto 5 dollari di sconto per un ordine minimo di 40 dollari. Quindi vi lascio i link di tutti i prodotti che ho scelto. Vi ricordo che ovviamente ho realizzato anche l'unboxing per il sito di NBiz, ve la lascio nella i di informazione, in modo che potete spulciare oltre a questo stampo altri prodottini che ho scelto davvero molto interessanti. Quindi adesso armiamoci di santa pazienza e andiamo a realizzare queste graziosissime decorazioni appunto con la resina epossidica. Nell'unboxing vi dicevo anche che questa tipologia di stampo è predisposta anche per inserirle le lucine all'interno, il filo di lucine, solo che non sono riuscita a trovare le lucine e quindi adesso andrò a realizzare una versione molto semplice, al limite con un bianco lattiginoso e poi dopo con il colore acrilico voglio ripassare per ovviamente far risaltare la famiglia dei pupazzi di neve. Quindi adesso vado a miscelare la resina e ritorno da voi. Rieccomi. Allora, ho deciso di utilizzare questi pigmenti qui. Questo qui è un pigmento per artisti, è bianco argento, quindi vado a prelevarlo un pochino, non inserisco all'interno, poi glitter, poi inserisco anche questi glitter un po' più grandi con il riflesso AB e inserisco anche un pizzichino di bianco. Ok. Ed ecco qua il risultato, davvero molto delicato e bello. Adesso vado a versarli all'interno degli stampini, la resina, e poi una volta che si sarà catalizzata la resina andrò ad enfatizzare appunto la famiglia dei pupazzi di neve con un colore acrilico, magari oro. Quindi adesso verso la resina. Ok. E ovviamente adesso attendo la catalisi. Il risultato è davvero molto molto carino. Ovviamente adesso devo attendere che la catalisi sia completata, perché questa parte qui è ancora molto morbida per poterla lavorare, e poi una volta che la creazione sarà asciutta andrò ad enfatizzare questo basso rilievo con la famiglia dei pupazzi con un colore acrilico oro e poi andrò a forare questa parte qui per poter aggiungere il perno a vite e poi aggiungere un nastrino per poterlo poi appendere all'albero di Natale. Io sono davvero soddisfatta del risultato, sono davvero molto molto belle queste decorazioni natalizie. Spero che
che questo video sia stato di vostro gradimento, io ovviamente attendo la catalisi e poi vi mostrerò una foto di queste decorazioni sul mio Instagram. Se non mi seguite lì, vi lascio il link ovviamente in descrizione. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!